Oggi è stata una giornata bellissima, tanti bambini, tanti ragazzi. Qui è la sede dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. L'occasione è ascoltarli. L'ascolto è uno dei diritti previsti dalla Convenzione, dall'articolo 12, ma spesso viene dimenticato e viene disatteso. Invece è il modo con cui i bambini e i ragazzi possono esprimere i bisogni, possono esprimere i desideri e i sogni. Ecco perché abbiamo organizzato questo incontro con la consulta dei ragazzi dell'Autorità Garante, che stanno educando i ragazzi delle scuole secondarie e i ragazzi delle scuole primarie. Pensiamo a disseminare sempre di più la conoscenza dei diritti scritti nella Convenzione, che quest'anno celebra i suoi 30 anni. È un'occasione preziosa da non perdere. La ragione della nascita della consulta dell'Autorità Garante è proprio questa, e adesso la consulta si sta allargando, sta anche cambiando veste, coinvolgendo i bambini e i ragazzi anche più piccoli. Oggi è stata una giornata bellissima di incontro e di partecipazione. Noi la Garante abbiamo un rapporto molto particolare, perché comunque è grazie a lei che questo progetto è nato, è grazie a lei che ogni giovedì possiamo radunarci qui e discutere sui temi che ci stanno più a cuore, sui temi di noi adolescenti, di noi ragazzi. È grazie a lei appunto che possiamo comunque avere anche una cultura su questo. Abbiamo comunque avuto anche molte occasioni in cui abbiamo fatto molte discussioni attuali appunto su temi che comunque sono molto attuali. È grazie a lei che appunto siamo qua oggi e appunto parliamo con i bambini, abbiamo testimonianze dirette appunto da parte di bambini. Ecco, grazie. Ciao, sono Anna, faccio parte della consulta perché non mi sento esclusa e principalmente con la mia presenza do voce a tutti i ragazzi d'Italia. Ciao, io mi chiamo Maria Pia e mi è piaciuto questo giorno perché ci siamo riuniti tutti insieme e abbiamo parlato di molti diritti, tra cui quello al gioco, all'educazione e all'istruzione. Per me il gioco è che i bambini hanno il diritto di giocare all'aria aperta. La nostra classe ha fatto un lavoro sui diritti leggendo brani e articoli, vedendo film e facendo un incontro con i ragazzi della consulta in Aula Magna. Poi abbiamo fatto anche un lavoro molto interessante dove abbiamo potuto esprimere i nostri pensieri e i nostri commenti. È stato divertente e sono sicura che alla maggior parte dei ragazzi è piaciuto. Ci è sembrato una cosa molto, molto interessante e istruttiva, perché comunque ci hanno insegnato tante cose nuove, ma senza dover poi magari studiare o fare dei compiti, ma con spiegazioni facili e anche adatte a bambini anche più piccoli di noi.